Prego. Oh, buongiorno mister. Chiaramente le tre partite ravvicinate ti costringono, anche per gli infortunati che hai avuto l'altra sera, di fare un discorso particolare per la formazione di dopodomani. Sì, dell'ultima partita non possiamo prendere convocati Catalani a piccolo. Torna Ceccarelli, che è stato squalificato. Catalani ha un piccolo infortunio per 2-3 settimane, aspettiamo, che può essere, o un mese, può essere troppo per giocare. Piccolo, vediamo e proviamo di farlo pronto per la prossima partita. È una contrattura, un trauma che ha avuto, e per questo siamo tutti convinti di che può essere pronto per la prossima partita. Però come io dico sempre, sono tanti giocatori nella squadra, adesso vengono altri che possono avere la possibilità di giocare. Sono 21 giocatori che sono convocati, sicurissimo che daranno tutto nella partita per prendere 3 punti di Pescara. A Pescara servirà qualcosa di diverso rispetto a quello che si è visto contro il Latino? Secondo te comunque la traccia deve essere sempre quella, con gli opportuni aggiustamenti? Ma sarà una partita un po' diversa, perché si parla tanto delle squadre che vengono qui difendere, però io penso che noi facciamo tanto spingere una partita che non possono uscire, no? Perché vogliono giocare così, sino noi giochiamo con tanta pressione che gli altri non possono uscire. Dopo, anche abbiamo giocato partite contro Perugia, contro Catania, che sono le squadre che giocano un po' diversamente, l'abbiamo utilizzato, abbiamo questo modulo di gioco di altri, l'abbiamo fatto a nostro favore. E le squadre, non dico piccole perché non sono piccole, perché Latina è una squadra seria, una squadra di tanti giocatori buoni, però viene qui un po' insicura e soddisfatta con un punto, e per questo giocano così. Però il Pescara trova una squadra che penso che difensivamente la sua ultima partita contro Bari ha fatto benissimo, e dopo quando dà un po' di spazio possono avere problemi. Per questo noi adatteremo la nostra squadra alla partita e aspettiamo a dare tutto e aspettiamo a prendere tutto. L'assenza di Catellani complica un po' anche la tua idea di gioco, soprattutto in trasferta, di perfezionare un po' la tattica del contropiede che prevedi naturalmente. Sì, però penso che con Gianetti, Catellani e Scicchi che sono fuori adesso, però penso che con Gianetti ci siamo due giocatori validi per questo sistema di gioco e non sarà un problema per noi, perché penso che Gianetti già in casa che si vede che le manca un poco di velocità, mancano 10-20 centimetri per arrivare prima di difensore, però c'è una gran voglia, una gran disposizione di farlo bene, e per questo dobbiamo avere pazienza con lui. Sono Quindi Cisocchi, Giannetti è probabile o potrebbe essere Schiattarella insieme a Giannetti? Sono due possibilità che variamo, Giannetti con Cisocchi o Giannetti con Schiattarella. Però dobbiamo aspettare, voglio vedere ancora più a Pescara, ho visto la partita del Carpi, ho visto la partita del Bari, però voglio vedere ancora un po' di più di Pescara in casa, giocando in casa, e dopo decideremo domani. Questa discussione o anche Bari che potrebbe partire dall'inizio? Sicuramente inizierà Gianetti, però devo dire che come Paolo posso dire che sono contento come è entrato,
senza giocare, sono giocatori importanti, come ho detto dopo la partita contro Livorno, questi giocatori possono essere importanti per la squadra, penso che hanno capito quale è la strada giusta, e perché non posso andare tre strade, posso andare solamente una, si vogliono prendere questa, no, loro tutti sono benvenuti, tutti. Soddisfatto di migliore come capitano, come in generale, come dice Carelli, soprattutto in due uomini? Soddisfatto come migliore come capitano, come uomo, come giocatore, come vuole, è un professionista impressionante. Questo, i giocatori così sono pochi, pochissimi, per questo sono molto contento di aver fatto migliore capitano, anche Piccolo era un'opzione, che anche lui è un giocatore che fa il gruppo, gioca, non gioca, un giocatore esperto, un giocatore che aiuta i giovani e così è migliore, però migliore sta facendo benissimo tutto il campionato, spero che sia così. Ecco, in questo campionato c'è veramente, tu l'hai colta dall'inizio perché è un tuo modo proprio di pensare il gioco del calcio, no? L'applicazione continua, il fatto di giocare sempre con questa grinta. Il mister Baroni l'ha messa in pratica questa cosa a Bari, lui dice a fine partito ho fatto giocare qualche giovane oggi per dare un esempio a quelli magari più esperti che forse non stavano interpretando al meglio questa categoria. A Bari hai visto questo, visto che l'hai già vista la partita di Bari da Cescara? Sì, visto, sì. Sì, hanno giocato con adesso che si chiama Sowa, che è 94, Sowa, un giocatore africano, sì. Molto veloce, molto buono, gioca a destra, gioca un ragazzo 93, numero 7, non so il nome. Politano. Sì, Politano, che è un bravo giocatore, molto veloce, ma questo è importante in una squadra, tutti devono capire che sono parte di una squadra, si sono giovani, esperti, si prendono pochi o tanti soldi, la responsabilità è più grande dei giocatori che sono esperti, però nel campo dobbiamo dare tutti il massimo, questo si è visto una squadra con molta voglia, con molta grinta, che non hanno vinto la partita perché calcio così, però potevano vincere perfettamente in Bari. E questo dobbiamo rispettare come tutte le partite, però dobbiamo aspettare questa squadra che gioca in casa, che qualcuna partita ha vinto in casa e ha vinto 34-0. E questo dobbiamo essere molto preparati per questa partita. Penso che possiamo. Mister, Pescara gioca 4-3-3, quindi ci vorrei superiorità a centrocampo, è lì che si giocherà la partita. Sarà molto importante in quest'era un gioco così. Sì, noi non varieremo la nostra forma di giocare, che sta dando buoni risultati, anche contro 4-3-3 abbiamo giocato adesso contro Livorno, adesso ci abbiamo giocato bene, abbiamo difensivamente non abbiamo avuto tanti problemi, offensivamente siamo stati pericolosi, per questo non cambieremo. L'importante è che i nostri ragazzi interpretano il nostro sistema correttamente. Dopo sempre la nostra squadra si può difensivamente adattare un po' all'avversario, però offensivamente facciamo il nostro. Quali ragazzi della primavera porti con te? Ceccheroni e Dura. Siamo due portieri, viene Ciccizzola e vengono due portieri giovani con noi, perché non ti sta squalificato, una cosa del discorso, e per questo. Si sono tolti le maglie per il palo, stiamo aspettando il comunicato ufficiale. Nocchi potrebbe essere squalificato quando hanno tolto la maglia da gioco. Vengono Nura, Ceccheroni e due portieri giovani, siamo 22 convocati.
Ok, grazie mister. Grazie a voi.